con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Buonasera, buonasera a tutti gli amici azzurri nell'anima, a tutte le amiche azzurre nell'anima naturalmente, per questa ennesima puntata della nostra trasmissione, questa sera eccezionalmente di giovedì. Sapete che normalmente andiamo in onda di martedì, ma questa settimana per problemi, per motivi tecnici abbiamo spostato di un paio di giorni. E bene è stato, perché questa sera abbiamo un ospite d'eccezione che forse solo stasera potevamo averlo con noi. Ed è Peppe Volpecina, che adesso è la nostra regia in quadro. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, tra un attimo abbiamo tante belle... Vi siete preparate tante belle domande per Peppe Volpecina? Spero non difficili. No, sono tutte domande belle semplici. Allora, prima di dirvi la nostra scaletta, presentiamo tutti gli ospiti. Con me c'è Maria Teresa Di Nuzzo, finalmente ritornata, per la gioia di tutti i nostri telespettatori, che insomma ogni volta che manca Maria Teresa mi dicono vabbè, vi vediamo lo stesso, ma aspettano sempre la presenza di Maria Teresa. Vuoi presentare tu i nostri ospiti? Sono felice di stare di nuovo qui con voi e benvenuti ad una nuova puntata di Azzurro nell'anima. Quindi stasera con noi in studio abbiamo Fiore Barro e Andrea Cardinale, ovviamente l'ospite. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Peppe Volpecina. Abbiamo tante cose sì. Di cui parlare stasera. Abbiamo una scaletta bella fitta che io parte. Io però inizialmente, Antonio, voglio ringraziare gli sponsor. Voglio ringraziare Idea Donna in via Santa Croce San Nicola la Strada, che mi ha offerto questo splendido abito. Ringrazio anche il mio parrucchiere Tino Pascarello in via L'Europa San Nicola la Strada. E poi ci sta Termotecnica Casertana via Nazzarri Caserta. E abbiamo poi Chicco via Madonna della Libera Marcianise. E poi avremo un altro ospite, sponsor, vuoi prenderla tu un attimino, ti puoi abbassare sì, per sì, come certo, stai? Sì. Abbiamo De Nicola, De Nicola. Il caseificio De Nicola che questa Nicola sera, come vedete, ha una portato... busta particolare per il nostro ospite speciale. Ecco, abbiamo incominciato la settimana scorsa con Rino Cesarano che ci ha detto vorrei assaggiare la mozzarella casertana e quindi il nostro direttore subito ha preso la palla al balzo e il nostro sponsor caseificio De Nicola ha provveduto subito, ma questa volta per Peppe Volpecina. La mettiamo qua, speriamo che te la dimentichi così. Bene, allora andiamo avanti con la nostra scaletta, perché è molto molto fitta. Abbiamo anche qualche ospite tra un po' che ci raggiungerà in video. Vincenzo Vitiello, giornalista di una testata molto importante di Milano, che è Terzo Tempo Napoli. Lui è napoletano, ma insomma ha fondato questa testata, ne ha fondate anche altre per la verità, ma questa in particolare con cui stasera sarà, diciamo, nostro ospite per fare anche qualche domanda a Peppe. Allora, la scaletta si fa da sola, io non devo fare quasi niente perché c'è una sconfitta Napoli-Milan 0-1 molto pesante, con, diciamo, una zampata di Giroud, il Milan ha steso il Napoli, che davvero forse è una sconfitta nel risultato, ma non tanto nel gioco, perché se analizziamo le fasi di gioco, il Milan ha pensato molto a difendersi e poco, solo nel finale ha avuto qualche occasione veramente spettacolare, perché il Napoli si era praticamente allungato tantissimo, ma di occasioni vere e proprie ne hanno avuto poche sia da una parte che dall'altra, per cui una partita che era destinata a finire in parità e forse il pareggio poteva anche bastare al Napoli per come stanno le cose. Però insomma il Napoli si dimostra sempre col braccino corto ogni volta che deve approfittare di un'occasione per rilanciarsi alla grande. Io ricordo il Napoli di Maradona, e tra un po' ce lo dirà Peppe Volpecina, che quando andava in campo non si discuteva, si doveva vincere e si vinceva puntualmente. E poi abbiamo la domanda che tutti i tifosi si fanno, se questo campionato è chiuso per il Napoli oppure è ancora aperto, insomma ne parleremo tra un attimo. E poi i prossimi impegni del Napoli, ed è questo il motivo per cui abbiamo anche qua Peppe Volpecina. Verona-Napoli, ogni volta che abbiamo Verona-Napoli parliamo con Peppe, o prima o dopo, questa volta per fortuna ne parliamo prima, perché potrebbe essere l'ennesimo crocevia di questo campionato, anche le altre squadre hanno impegni importanti, quindi potrebbe tranquillamente essere la partita del rilancio e della rincorsa del Napoli. Mancano 10 giornate alla fine del campionato, quindi tutto può ancora accadere. E insomma, poi abbiamo tante cose, incominciamo da questi punti qua, poi magari strada facendo vi dirò
altre cose. Allora, vuoi fare tu la prima domanda ai nostri amici? Cominciamo subito con la prima domanda. Allora, la sconfitta con il Milan è stata demerito del Napoli o merito del Milan? Ecco, cominciamo proprio con Peppe. No, è stata una partita, tu hai detto prima, la partita è stata equilibrata. Poi la sconfitta fa pesare molto, però se fosse finita 0-0, era la classica partita giocata da due squadre con paura di perdere. Anche se devo dire il Milan, mi aspettavo un Milan più pauroso, più è venuto convinto, organizzato. Poi adesso il mio amico Pioli è un allenatore molto preparato e quindi anche equilibrato, e ha studiato bene la partita e sapeva i punti deboli e i punti di forza del Napoli. Hanno tenuto bene il campo, hanno prestato abbastanza, quindi non ci hanno fatto giocare. Anche se loro hanno avuto tante occasioni, però devo dire che il Milan ha fatto una buona gara. Noi invece stiamo venendo meno nelle ultime gare. Come hai detto tu, Antonio, abbiamo avuto varie opportunità anche con l'Inter, a Cagliari. A Roma ci è andato abbastanza bene, anche a Roma con la Lazio il primo tempo non mi è piaciuta molto la squadra. E quindi non stiamo approfittando di questa frenata del Milan e dell'Inter, perché anche loro hanno avuto delle battute d'arresto e quindi noi ne potevamo approfittare, invece abbiamo avuto delle difficoltà anche noi, ma anche come nel gioco. Perché mi ricordo la partita di Cagliari, abbiamo giocato proprio male. Io non mi ricordavo una partita così brutta da tanti anni. Poi con un po' di fortuna e con un'invenzione di Mario Rui, con due invenzioni, il cross di Mario Rui perfetto e il colpo di testa di Osimhen, abbiamo, diciamo, abbiamo messo una pezza e abbiamo nascosto i nostri problemi. Però abbiamo giocato veramente male, come poi il primo tempo a Roma. Mentre con il Milan abbiamo giocato meglio, però non abbiamo avuto quella forza, quella cattiveria, quella convinzione di poter vincere. Anche con l'Inter, il secondo tempo ci siamo accontentati, sono occasioni bellissime che tu, se vuoi vincere lo scudetto, e lo possiamo vincere, adesso è un po' più difficile, ma ci abbiamo ancora la forza per farlo, sono partite che tu devi vincere. Io con l'Inter aspettavo, per me era la partita come quella di Juve-Napoli, perché oltre a mi sembra che superavamo l'Inter, e in più ti dà quella convinzione di aver battuto la capolista, la squadra campione d'Italia, quindi ti dà coraggio, ti dà forza, ti dà convinzione, ed era importante. Invece noi ci siamo accontentati, lì io sono rimasto un po' perplesso, non ho capito bene. In realtà noi nel periodo più critico, quando avevamo pochissimi giocatori a disposizione e pochi ragazzi della primavera sulla panchina, siamo andati a fare delle belle partite in giro, siamo andati a giocare con la Juventus, abbiamo rischiato anche di vincere quella partita e sul piano del gioco li abbiamo messi sotto. Adesso che la rosa sta tornando più o meno al completo, invece incominciamo a fare delle prestazioni. Probabilmente c'è anche il fatto che quando, dopo un infortunio o dopo il Covid, praticamente prima di riprendersi diciamo fisicamente, atleticamente, c'è bisogno anche di un certo tempo. Quindi questi giocatori che sono rientrati, sì, li abbiamo a disposizione, ma atleticamente le forze non sono al top. Sì, ma non è stato solo quello, secondo me, è più un fatto di mentalità. Perché noi con l'Inter stavamo giocando benissimo, il primo tempo abbiamo giocato solo noi, li abbiamo messi sotto, siamo andati in vantaggio, non c'era partita. Poi il secondo tempo loro hanno avuto fortuna subito a pareggiare subito e poi ci siamo accontentati, sia noi che loro, quindi abbiamo portato sto secondo tempo così giusto per finire la partita. Invece era una partita da cercare di vincere, poi casomai la perdi, per l'amor di Dio, non è detto che devi vincere per forza, però dovevamo rischiare di vincere, anche perché oltre ai punti, ti ripeto, ti dava veramente un grande... a livello psicologico era molto importante. Bene, Fiore, tra poco avremo... Eccolo qua, abbiamo già il nostro ospite Vincenzo Vitiello in diretta con noi. Buonasera, Vincenzo. Buonasera Mario, buonasera a tutti voi e un buonasera particolare a Volpecina, che è un onore per me, è un onore per me fare la sua conoscenza anche virtualmente, perché la sua era l'ho vissuta intensamente. Diciamo così che quella famosa partita
dove il Napoli andò a espugnare Torino, la Juventus vinse per 3-1. Io chiaramente il primo ricordo nella mente chiaramente va a Diego, non si può non avere non si può non ricordare Diego, ma subito dopo mi ricordo di Volpe Cina, insomma, perché praticamente mise il sigillo al 49esimo ad una partita che inopinatamente, incredibilmente, il Napoli vinse, dominò e ribaltò dopo il gol di Laudrup al primo minuto della gara. Quindi davvero onoratissimo. Ecco, stiamo vedendo le immagini di quella partita. Ecco, praticamente mi guarì in quel momento che ero in estrema tensione e sancì con la sua firma la vittoria, una grande vittoria del Napoli. Ecco, Vincenzo Vitella ha introdotto diciamo con questo gol contro la Juventus Peppe Volpecina. Io tengo una serie di notizie che dopo avremmo dato su Peppe Volpecina, ma praticamente quindi la domanda per Peppe Volpecina da Vincenzo Vitella è quel gol. Sentiamo. Lui, Vincenzo, ha detto anche che quella partita abbiamo vinto ma abbiamo dominato, perché noi oltre ai 3 gol abbiamo fatto qualcosa come 10 palle gol. E questo stavo dicendo anche prima, ci vuole la convinzione. Noi quella partita lì era una partita difficile, contro la Juve, non si vinceva da tanti anni, stavamo perdendo. Però una volta raggiunto il pareggio, io sono entrato alla fine, la squadra era convinta, giocava, attaccava, faceva azioni da gol, perché era un'occasione, stavamo bene e dovevamo vincere, potevamo anche perdere, per l'amor di Dio. Però se tu vuoi raggiungere un obiettivo importante devi essere convinto di essere più forte. Poi ci sta, per l'amor di Dio, perdi o fai qualche errore. Invece noi abbiamo proprio rinunciato. Invece quella squadra lì era forte, perché a parte che Diego ci pigliava con il bastone, se non giocavamo all'attacco ci prendeva ammazzate. Però la mentalità era giusta. Avevamo anche Maradona, per l'amor di Dio. Questa squadra non c'era Maradona, quindi... Chiedo scusa. Volpecina, Ferrario mi disse un po' di anni fa che il Napoli andava tranquillo, scendeva tranquillo in campo, perché sapeva che c'era una certa persona, partire, che il Napoli partiva dall'1-0, che c'era una certa persona che poteva sbloccare da un momento all'altro la partita, per cui e fare la differenza, per cui si scendeva in campo in modo molto molto più rilassato, determinato ma più rilassato. Eravamo più convinti, sapevamo che era un fenomeno per noi. Anche se devo dire, le squadre allora erano più forti. Adesso per me è facile, cioè, tu giocavi in quell'epoca, no, le squadre erano più forti, perché noi avevamo Maradona, ma le altre squadre avevano altri fenomeni, non a livello di Maradona. Ma basta dire solo il Milan con Van Basten, Gullit, ma anche italiani, Baresi, Tassotti, Maldini, eccetera, eccetera, la Juve, Platini, Laudrup e anche l'Inter. Quindi erano squadre attrezzate, erano squadre fortissime. Ma anche la stessa Sampdoria, che poi uno o due anni dopo ha vinto lo scudetto. Quindi non era semplice, ogni domenica giocavi contro giocatori veramente forti. Quindi noi avevamo la ciliegina sulla torta, avevamo quel giocatore in più che ci ha permesso poi di arrivare al traguardo. Posso fare una domanda a Volpecina che probabilmente non gli verrà fatta, perché esulo un poco dal contesto generale del Napoli di questo momento. Posso? Allora, volevo chiedere a Volpecina, che ha vinto, tra l'altro, ha vinto il campionato primavera con Napoli, no? Volevo chiedere a Volpecina, per un club ambizioso, quanto è importante avere strutture idonee ed allenatori validi per poter creare un settore giovanile di notevole valore. È chiaro che mi riferisco alla famosa scugnizzeria promessa e mai attuata da De Laurentiis. Basta vedere l'ultima partita di Europa League, no? Con il Barcellona. Il Barcellona schierava in campo, al centrocampo, due titolari 2002, Pedri e Nico Gonzalez. Se poi è entrato un altro addirittura 2004, Gavi. E quindi questo basta. Se lo possono fare a Barcellona, lo possiamo fare anche a Napoli. Napoli ha tanti talenti, tanti ragazzi che poi si perdono e che non sono coltivati, quindi
però questa società, non voglio criticare per l'amor di Dio, questa società non l'ha mai dimostrato, non ha mai dimostrato di voler appassionarsi al settore giovanile, e quindi sono 15 anni che non siamo riusciti a costruire niente. E poi tra l'altro, quella squadra era curata da un certo Mario Corso, se ricordo bene. Perché il presidente Ferlaino a un certo punto decise, perché anche lì a livello di settore giovanile noi l'abbiamo vinto nel 79, e quindi erano 60 anni, nel 26 è nato il Napoli, mi sembra, sì. Nel 1926, sì. Quindi aiutatemi con la matematica. Quindi, qualche anno prima di voi, ragazzi. Tornare di Viareggio. C'era Pasquale Fiore, però per dire, c'era Casale, se non era. Sì, sì, sono tutti quindi... amici. Però per tanti anni non si era costruito niente. Quando la società ha deciso di fare le cose seriamente, ha iniziato ad affidarsi a persone che avevano fatto calcio. Come Sorvani, come Corso. E lì è cambiato tutto. Si è cominciato a fare. Mi ricordo che venivano da tutte parti, i ragazzi venivano, avevamo ragazzi siciliani, ragazzi del nord, ragazzi romani, venivano da tutte le parti, come adesso vogliono andare tutti alla Roma, alla Juve, all'Atalanta, all'epoca volevano venire tutti a Napoli, però noi eravamo quasi tutti campani, da Volpecina, di Fusco, anche lui casertano, a Celestini, a Botiello, cioè questi Muselli, tutti campani, quindi... ribadisco, in Campania i talenti ci sono, bisogna soltanto saperli, non lasciarli andare via, lasciarli scappare, ma coltivarli e allevarli come si deve. Bene, sei soddisfatto della risposta di Peppe Volpecina? Sì, molto, 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 perché io la penso come lui, e praticamente i talenti, ma non solo in Campania, in tutto il sud credo che ci siano dei grandi talenti, dei ragazzini, che perché nel sud Italia si vive, i ragazzi hanno nel DNA il pallone, appena giovanissimi, basta... E questo al nord l'hanno capito, e perciò tutte le scuole calcio del nord vanno al sud per prendersi questi campioni. Sarebbe ora che qualche campioncino venisse anche captato da qualche scuola, ma da qualche scuola napoletana, calcio napoletano, ma per fare questo ci vuole organizzazione, ci vogliono una serie di cose, per cui speriamo bene. Bene, allora con queste parole di Vincenzo Vitelli io lo saluto, perché abbiamo ancora qualche altro ospite dopo, lo ringrazio. Vediamo se di azzurro nell'anima ne parla anche Terzo Tempo Napoli lì a Milano questa settimana, un bell'articolo su Terzo Tempo Napoli a Milano che parla di Peppe Volpecina e di azzurro nell'anima e dell'intervento di Vincenzo Vitelli qui in trasmissione con noi. Io ringrazio te, ringrazio tutti gli ospiti e ripeto, ringrazio davvero Volpecina sia per le risposte che mi ha dato, sia per aver, io lo ringrazio per aver avuto l'onore di conoscerlo non personalmente, visus in visus, ma virtualmente. Grazie Volpecina. Grazie a te Vincenzo, e alla prossima, ti richiameremo ancora più in là, insomma ogni volta che vogliamo avere qualche persona competente che parliamo chiameremo Vincenzo Vitelli. Grazie ancora. Grazie a te. Bene amici, grazie, allora dopo questo stanno arrivando i messaggi, allora li vuoi leggere tu qualche messaggio? La redazione adesso ci girano i messaggi e li leggeremo. Io voglio fare prima però una domanda anche io a Peppe Volpecina, posso? Prego. Allora, tu hai giocato sia con il Napoli che con il Verona, a parte la professionalità di un calciatore, che cosa si prova a giocare con la squadra della propria città? Voglio dire, le sensazioni, le emozioni saranno diverse. Aggiungi anche la Casertana, perché lui è nato nelle giovanili della Casertana. Io sono nato e morto con la Casertana. Sono nato con il settore giovanile, qui a Caserta, poi passare a Napoli, poi l'ultimo anno l'ho fatto a Caserta. Cosa si prova? Cioè, per un campano vincere nella propria terra è qualcosa di... faccio ancora fatica a descriverlo, è qualcosa di meraviglioso. Prima abbiamo detto che eravamo Diego e partivamo 1-0, ma avevamo anche più di 10 campani che davano, si dice, devi dare l'anima, davamo ancora più dell'anima, perché
perché solo noi possiamo capire che cosa significa vincere, vincere a Napoli, e quindi era quella era un'altra forza. E poi invece dopo è stata una grande amarezza quando questo è il gol con l'Atalanta. Contro l'Atalanta, però prima te ne sei mangiato un altro quasi a portavoce, Peppe. Con l'Atalanta? Sì. No, quando mi sbaglio non me ne ricordo. Non me ne ricordo. No, con l'Atalanta ne sbagliai uno clamoroso in finale di Coppa Italia. Coppa Italia. Lì ne sbagliai uno col destro clamoroso, veramente clamoroso. Questa è l'unica partita in cui veramente abbiamo sofferto, quella perché vincevamo 2-0 e poi abbiamo fatto 2-2 con due gol. C'è stato un infortunio, diciamo, di Carello, un passaggio... Stavamo vincendo tranquillamente, poi abbiamo fatto un errore nostro e l'Atalanta riuscì a pareggiare. Però poi da lì cominciò una serie di risultati importanti. Allora, stavamo presentando Peppe Volpecina, abbiamo detto che è nato nelle giovanili della Casertana dal 77 al 79, poi è passato nelle giovanili del Napoli, prima di esordire con la prima squadra della Casertana. Prima... Ecco l'infortunio che dicevo prima, vedi, Garella che fa il passaggio incocciato e abbiamo preso poi. Mamma mia. Sbagliò, guarda questo poverino. La maglia del Napoli nell'estate del 90, stagione 90-91. Facciamo parlare anche un po' i nostri amici Fiore e Andrea Cardinale, se hanno qualche domanda. Sì, pure loro. Ci sono delle domande da parte dei nostri amici. Allora sentiamo. Facciamo amici. Qualche domanda a loro. Abbiamo Alessandro Vaccari che ci dice complimenti per la trasmissione, grazie, tanti saluti. Poi abbiamo Alfonso Moccia che dice un saluto a tutti, non tutto è perduto, forza Napoli, anche noi ce lo auguriamo. Poi abbiamo Andrea Scagliarini che fa una domanda, facciamo a Fiore, domanda a Fiore. Allora, le partite importanti, come mai non si vincono? Questa me l'ha chiesto anche un altro amico che è Armando Miele, mi ha detto, noi... ma soffriamo praticamente, ogni volta che arriviamo in vetta c'è la sofferenza. Ma noi di partite importanti non è vero che non abbiamo vinto, perché noi abbiamo vinto contro la Lazio, abbiamo vinto contro la Juventus, abbiamo vinto contro il Milan. Il problema è che questo campionato è stato un po' anomalo. Innanzitutto volevo salutare pure io Volpecina, diciamo, lui è l'emblema di quello per cui io mi batto, perché lui è casertano come la Reggia che teniamo a due passi da qui, e ha giocato nelle due capitali delle due Sicilie, a Palermo e a Napoli, quindi il non plus ultra, diciamo, dell'immagine da proporre come brand testimonial del calcio meridionale. Comunque, ritornando a noi, dicevo, noi questo campionato è stato un po' anomalo, perché sia l'Inter che il Milan che la Juventus non hanno giocato sugli standard degli altri anni, e quindi questa cosa qua ci ha tenuto in corsa per lottare anche noi per il titolo. Ma come dico da sempre, da inizio stagione, questa squadra non è attrezzata per vincere un campionato. Quindi alla fine quello che mi dispiace è che, nonostante il bel campionato che stiamo facendo, piovono critiche sui calciatori, sull'allenatore. Mi dispiace questa cosa. Se tu ti ricordi, la settimana scorsa io ho lanciato l'appello dicendo: comunque vada, questo finora è stato un campionato coi controfiocchi, perché noi, il nostro obiettivo era la qualificazione Champions, e in questo momento qua siamo in piena qualificazione. Non so cos'altro si voglia. Tra l'altro c'è da dire che noi quest'anno sono venuti meno gli esterni alti, uno che si rompe continuamente, l'altro che non sta ripetendo le stagioni passate. E alla fine cosa vogliamo? Perché ci lamentiamo? Che abbiamo da lamentare? Perché noi vorremmo quella cosa che Peppe Volpecina ha vinto. ma Peppe Volpecina teneva il padre eterno che era passato per fuori grotta e si è messo a giocare a pallone. Ma non solo lui ha detto una cosa bellissima: 10 calciatori campani. Forse di più, ma non mi ricordo. Pure unica Tanzar, se non erro, che c'era pure Tebaldo Bigliardi, certo, quell'anno con voi. E c'è da dire, oltre a questo, tu avevi due calciatori che in altre squadre facevano la differenza, invece qui, siccome c'era Diego, sembravano dei comprimari,
Stiamo parlando di Salvatore Bagni e no, di Bruno Giordano. No, non facevano. Giordano, facevano, era, facevano la Giordano era un capolavoro di calciatore. Facevano la differenza. E Bagni era uno che andava a prendere due brighe alla volta e se li portava a casa. Voglio, stiamo parlando. Però, dove... Fiore, scusami, poi non parlo. Parlo no, 10 minuti dopo sono in quadro a parlare. No, perché mi voglio agganciare, sono d'accordo con lui, perché anche inizialmente non ero convinto che questa squadra potesse vincere, non era attrezzato per vincere lo scudetto. Però come tifosi, dopo 10-15 partite, dove il Napoli, dobbiamo essere sinceri, il Napoli giocava a meraviglia, già il Napoli vinceva e convinceva, non c'era storia. Io dopo 15 partite mi sono convinto, all'inizio non ero convinto, dopo ho detto lo possiamo vincere, siamo forti, giochiamo alla grande. Ed è la verità, perché il Napoli le prime 15 partite non ce n'era per nessuno. È stato il mese di gennaio, poi, un po'. Poi iniziano un po' la sfortuna, poi giocatori importanti, infortunati contemporaneamente. E lì abbiamo cominciato. Adesso però non riusciamo a spiegarci come mai abbiamo perso quella blindatezza e quella mentalità delle prime, perché adesso siamo al completo, forse siamo ancora frastornati dalla sconfitta, allora, ecco, col Barcellona, ecco, perché ci ha fatto capire che il gioco del calcio europeo forse è di un altro livello. Ecco, volevo dire a Fiore, ecco perché il tifoso è un po' amareggiato, perché metà campionato aveva capito che potevamo anche se delle esagerazioni, anche degli addetti ai lavori, qualche collega mio giornalista che parla male in questo momento di Spalletti. Il nostro problema è questo, è una cosa insopportabile. No, vinciamo con la Lazio e siamo campioni d'Italia, perdiamo col Milan e ci dobbiamo salvare, e quindi noi non abbiamo un equilibrio su questo. Sentiamo anche Andrea Cardinale su questo punto, o su altro, se vuole intervenire su altro. No, io la domanda che dovremmo porci tutti quanti è sapere cosa vogliamo essere da grandi, perché non in questa trasmissione, ma in altre realtà, ma anche tra tifosi, addetti ai lavori, forse anche noi stessi in alcune situazioni, probabilmente, ma abbiamo cominciato a ricercare il De Profundis. Ma il Napoli è in piena zona Champions. Molto probabilmente la Roma ci ha fatto un favore sabato battendo l'Atalanta, e questo si traduce probabilmente in una chiusura della zona Champions, complice anche la Juventus, brutta da vedersi, perché però vince sempre quel 1-0, però intanto porta i tre punti a casa ed è rientrata nella lotta a scudetto. Quindi dobbiamo cercare di capire cosa vogliamo essere realmente da grandi. Però è chiaro che quando si comincia una stagione, come ha detto Beppe Volpecina, le prime 15 partite si gioca bene, si fanno risultati, è chiaro che diventa automatico pensare anche a quel qualcosa in più, complice anche che non c'è un ammazza campionato come poteva essere l'Inter o poteva essere la Juventus. Il Milan non ci ho mai creduto che potesse essere l'ammazza campionato, però anche se comunque resta forte il Milan, però io vedo ancora superiore l'Inter onestamente e la Juve. Però attenzione, la partita di domenica ha fatto mettere in risalto un elemento che appunto a Napoli manca: Giroud. Non il calciatore, non il Giroud, ma il Giroud della situazione, cioè quello che non si vede ma nel momento decisivo poi fuoriesce. Ma noi ce l'abbiamo ed è Dries Mertens che in questo momento... Sinceramente Mertens è un grande giocatore, ma c'è una sottile differenza tra il campione del mondo e il Mertens della situazione, che resta un grande giocatore. Infatti noi ci pensavamo che era Ibrahimovic l'uomo scudetto del Milan, invece Giroud non solo con la zampata ha ammazzato il Napoli, ma addirittura ha steso anche l'Inter, perché dopo una grande partita dell'Inter con due zampate di Giroud la partita si è trasformata. Il Milan ha battuto l'Inter in due minuti, praticamente. Allora abbiamo un'altra domanda del nostro caro amico Bruno Mattioli, che dice: manca un leader, perciò non si vince? Ecco, si riaggancia a quello che diceva Andrea Cardinale. È vero questa cosa, che manca il leader, Beppe Volpecino? Io ho 7 minuti di risposta. Sì, effettivamente sì. Sì, non c'è il Bagni o il Giordano o il Maradona della situazione. Sono tutti ragazzi, tra virgolette, per bene. Ci vuole
la Cazzimba, il diciamo, bambino, diciamolo, la Cazzimba, cima, e quindi Spalletti chiama quindi, la Cazzimba. Quindi sì, non c'è, non abbiamo quello di grandissima personalità che trascina poi anche gli altri. Fiore, ma è vero che manca il leader in questa squadra? Va bene, ma comunque non lo so, se noi guardiamo il calcio che ha vissuto Peppe, diciamo c'era bisogno di uomini così, però io nelle altre squadre non è che scorgo chissà quali leader, quali Maradona, quali Gullit, quali Rummenigge, cioè, ad eccezione della Juve, che ha i due nonnetti centrali che hanno fatto vincere pure un europeo al calcio italiano, io di leader in altre squadre non è che ne vedo chissà cosa. Il problema, ripeto, è che noi abbiamo avuto in questi anni dei risultati superiori allo spessore e alla qualità della rosa completa del Napoli, perché noi non dimentichiamoci, è vero che abbiamo fallito le ultime due qualificazioni Champions, ma da quando siamo tornati in A noi siamo stati l'unica società che ha partecipato ogni anno puntualmente alle competizioni europee, l'unica è stata il Napoli, l'unica è stata il Napoli. Adesso al di là di tutte le altre cose, siamo usciti fuori budget da qualche anno con gli stipendi dei calciatori, ma fino a qualche anno fa noi eravamo il quarto, quinto tetto ingaggi del calcio italiano. Cioè alla fine veramente, ma noi che vogliamo, cosa pretendiamo? Io sono più che contento di quello che sto vedendo. È chiaro che da tifoso, da innamorato del calcio azzurro, io l'altro giorno sulle mie pagine parlavo del mio primo Napoli, Zoff, Monticolo, Fogliana, Zullini, Panzanato, Bianchi, cioè da che momento io ho vissuto Armidoro, ho vissuto Rocco Fotia, Ezio Vendrame, figurati come non vorrei veder vincere il Napoli, però va bene per me da tifoso, da innamorato della maglietta azzurra, per me va bene così. Allora, qualche altra domanda da Maria Teresa? Da casa Andrea Scagliarini, una domanda a Volpecina: cosa si prova a giocare con il più forte del mondo? Che ricordo hai di questo? Una grande fortuna, veramente. Poi ho vinto anche, quindi doppia fortuna, giocare con Diego. Ma ti incantavi solo a vederlo allenare, a vederlo. Siamo stati anche la partita. Sono cose indescrivibili, veramente devi vivere per poter capire. Qualche aneddoto che ti ricordi di Maradona che ci puoi raccontare ai nostri amici a casa? Qualche aneddoto? No, Diego era semplicissimo, era la sua più grande qualità, è che era semplice, tranquillo, e con noi ci comportava in modo eccezionale, è che era la sua. Che era intelligente, lui sapeva che noi non potevamo avere il suo passo, non potevamo avere la sua genialità, quindi quando facevi un passaggio, un cross, uno stop, potevi sbagliare, quindi lui ti sosteneva invece che rimproverarti, perché è vero che lui faceva differenza, ma è anche vero che lui aveva bisogno anche di noi per poter vincere, quindi lui pensava, dice, io se non sostengo i compagni e poi vengono meno e non vinco neanche io, quindi siamo una squadra, siamo uniti, ecco la sua forza, la sua grandezza. Fai tu qualche domanda ai nostri amici, Maria Teresa. Allora, a Mertens in questo periodo vengono concessi pochi minuti in ogni partita, eppure è il migliore marcatore in assoluto del Napoli, come ve lo spiegate? Ecco, questa è una domanda bella tosta, perché adesso voglio sentire proprio che cosa ne pensate. Cioè, pensate che ci sia dietro qualcosa, è un problema fisico, un problema atletico, oppure è un problema che non gli... Cioè, qua con Spalletti tanti giocatori a fine carriera hanno fatto questa fine, non vorrei che adesso tocchi a Mertens. Sentiamo Andrea Cardinale. Ma io penso semplicemente che sia un problema, questioni tecniche da parte di Spalletti, che evidentemente non vede Mertens esterno, lo vede vice Osimhen, diciamo così, come punta, e ovviamente si predilige un calciatore come Osimhen. Semplicemente è vero che Mertens è l'attaccante più prolifico anche in questa stagione, ma semplicemente una ragione tecnica, però è anche
anche normale, non vorrei adesso accattivarmi i tifosi, però anche per una questione anagrafica ha più senso puntare su Osimhen piuttosto che su Mertens, anche legato dalle questioni contrattuali. Anche perché diciamo alla fine ci sta questa anomalia che quando giochiamo con Osimhen giochiamo un po' con la viva il parroco, parla lungo e pedalare, invece giocando con Mertens c'è uno schema completamente cambiato, si gioca palla a terra, si palleggia uno o due tocchi per entrare in porta. Tra l'altro nel periodo in cui è stato assente il Napoli ha fatto dei risultati eccezionali. Ecco, e questa è la domanda di Maria Teresa, ha una doppia valenza di Osimhen. Io l'avevo sottolineato all'inizio. Tra l'altro cosa. Non sono neanche molto d'accordo sulla differenza tra Giroud e Mertens, sinceramente, cioè, diciamo, Mertens è una spanna superiore dal punto di vista. A mio sommesso avviso, ci mancherebbe. Cioè, Kille è un lungagnone che metti là. Io ricordo il fratello di Uli Enes, Dieter Enes. Non so se ti ricordi. Ce l'avevo visto. Uli era il centravanti, Dieter era il centravanti, era 2 metri. Lo mettevano davanti là, lo colpivano e lui metteva un pallone in porta. Giroud è uno del genere, non è che, cioè, fare la differenza tra la tecnica personale. No, ma sono differenti. Bravo, ma Mertens ha dimostrato di giocare esterno, di punta, sotto punta, cioè è un calciatore completo, assolutamente completo. Poi si possono vincere anche i mondiali, cioè, però non è che è stato protagonista dei mondiali Giroud. Invece per il secondo posto del Belgio, Mertens mi sembra che è stato uno dei protagonisti, quindi un po' di differenza ci sta, a mio avviso. Ragazzi, abbiamo ancora una domanda da Maria Teresa. Che... Allora, la partita col Verona, ancora una volta a crocevia della speranza azzurra, ripartirà da Verona il sogno azzurro? Allora, ogni volta abbiamo detto che giochiamo con Verona, Peppe Volpecine con noi risponde a questa domanda. Sì, ogni volta non è andato come speravamo, adesso speriamo che sia la volta giusta. È una partita importante, non decisiva ma determinante, perché uno è una squadra ostica, giocano bene, non fanno giocare gli avversari, un po' come l'Atalanta, giocare contro l'Atalanta, contro il Torino di Juric, sono quelli là che si applicano, concentrati per non 90 minuti ma 100 minuti, corrono tatticamente, poi hanno un allenatore bravo, quindi ci metteranno in difficoltà. Per vincere questa partita dobbiamo andare lì determinati e cattivi agonisticamente più di loro. Poi a livello tecnico, a livello di talenti siamo più forti, quindi la spunti. Ma se andiamo così, come a Cagliari, non te ne esci. Ed è una partita importante, come ho detto prima, determinante, perché se perdiamo ci allontaniamo dalle prime posizioni, perché noi siamo, è vero che la batosta del Milan è stata dura, però comunque 3 punti non sono pochi, mancano 10 partite, quindi ancora tutto, anche se avessimo vinto con il Milan. Non avevamo già vinto lo scudetto, perché comunque stavamo solo a 3 punti avanti, quindi è ancora tutto in gioco. Però diventa determinante questa partita, perché perdere ancora punti, ma è anche in crisi di gioco, e in più cominci a sentire il fiato sul collo della Juve che si avvicina, e dell'Atalanta pure, perché poi non ci dimentichiamo che l'Atalanta è distante, ma ha una partita in meno. E dobbiamo andare a giocare a Bergamo, che sappiamo benissimo non è facile andare a giocare contro l'Atalanta, quindi è una partita domenica assolutamente da non sbagliare, e cercare poi, ci sono anche gli avversari, di portare a casa la vittoria per stare ancora sulla scia delle prime. Tra l'altro il Verona, che diciamo, è l'unica squadra italiana che ha 3 punte in doppia cifra, Simeone, Caprari e Barak. Solamente il Liverpool in Europa ha 3 calciatori in doppia cifra come il Verona, quindi non è che andiamo a farci una passeggiatina. No, hanno una buona squadra, però noi sulla carta siamo superiori, perché abbiamo giocatori totalmente. Poi però... c'è la cabala, siamo usciti l'anno scorso fuori dalla Champions per loro sono venuti nella partita di andata e hanno cominciato, è lì che il Napoli di Spalletti ha cominciato a scricchiolare dopo la partita
con il Verona. Anche l'andata non ci hanno fatto giocare, hanno fatto una buona partita, ci hanno imbrigliato, non ci hanno lasciato. È una sorta di bestia nera, diciamo. Sì, ma diceva bene Peppe Volpecino, praticamente tutte queste squadre molto fisiche, come il Torino, l'Atalanta stessa e il Verona e qualcun'altra, sono le squadre che Napoli soffre di più. Infatti il Cagliari l'ha messa quelli che ci pressano piano, sul piano. Io ho notato una cosa, quando veniamo pressati anche nella nostra area di rigore soffriamo. È successo a Cagliari, è successo anche a Roma nel primo tempo, che non ci dimentichiamo, la Lazio ha avuto 3 palle gol in primo tempo importanti. Infatti, e col Barcellona non ci hanno fatto. La partita con Milan era incominciata bene per il Napoli, mancava, sembrava per i primi 15 minuti che mancava l'ultimo passaggio, 15-20 minuti, poi Pioli ha sistemato un po' le cose, ha imbrigliato Insigne da una parte, Zielinski dall'altra con Bennacer e Tonali a centrocampo, con Chessy, insomma alla fine ha inaridito un po' le fonti del gioco del Napoli. Quindi tante la prima domanda che faceva Maria Teresa era praticamente... è praticamente demerito del Milan, del Napoli o merito del Milan? C'è anche un po' di merito. Abbiamo la Chelsea Roma 0-1, sta vincendo la Roma. Sì. Ecco, ci fa piacere. Allora, poi abbiamo anche Alfonso Moccia che fa i complimenti al giornalista Fiore Marro per il sapiente e coerente analisi sul positivo campionato del Napoli che io da tifoso. Grazie comandante. Salutiamo il comandante che è azzurro nell'anima number one, ci segue sempre, commenta sempre le cose che facciamo e quindi per noi lui è un punto di riferimento importante per la nostra trasmissione. Bene, stavamo dicendo, quindi con la Lazio un po' diversi che con il Milan aveva incominciato meglio il Napoli, 15 minuti mancava sempre l'ultimo passaggio e poi piano piano il Milan ha sistemato le cose, l'avete visto anche voi così? Cioè i primi minuti del Napoli mi sembravano buoni in campo. Ma il Napoli è sceso bene, con convinzione, poi purtroppo nel corso della partita Pioli ha saputo sapientemente imbrigliare tatticamente Spalletti, perché che tra l'altro Pioli è la prima volta che batte Spalletti in assoluto, non l'aveva mai battuto prima di ora, aveva sempre perso, insomma ha scelto proprio il momento meno adatto per battere Spalletti, come sempre siamo noi che rendiamo protagonisti con gli altri come al solito. No, comunque sì, in quel caso una squadra che è stata pressata e ha bloccato le iniziative azzurre. Questo è il merito del Milan. Infatti noi con Lobotka abbiamo trovato in quel punto del campo, avevamo trovato un punto di equilibrio, perché anche quando è pressato con quelle sue pirouette riesce sempre a far girare palla. Invece stavolta non ha funzionato, perché oltre a bloccare Lobotka hanno bloccato anche le altre fonti del gioco e quindi proprio le linee di passaggio venivano chiuse con regolarità, insomma... È stata una partita che poteva tranquillamente finire 0-0, ma adesso andiamo a Napoli-Verona, perché lei ci portava su Verona-Napoli, quindi questa è una partita importante, la dobbiamo vincere ragazzi. Poi subito dopo c'è l'Udinese la domenica successiva e finalmente si ritorna a giocare alle ore 15, che insomma è un orario consono per noi che abbiamo le famiglie. Sì. Verona-Napoli e poi Napoli-Udinese. Poi ci sta la sosta per la nazionale, se ricordo bene, sì. Perché insomma dovremmo provare a qualificarci per questo campionato del mondo, insomma un'altra spina di cui magari parleremo. Se dovesse fallire l'ulteriore qualificazione mondiale, ci fa capire il nostro calcio a che livello è, sarebbe il secondo mondiale consecutivo cui non si partecipa, riallacciandomi a quello che ti dicevo prima, si è vinto una... Beh, grazie a due cagnacci che in difesa hanno fatto tutto il torneo, sono stati protagonisti, a mio parere, della vittoria dell'Italia in Inghilterra. Veramente ci fa capire che il nostro calcio è veramente rasente, uno dei momenti peggiori. Bisogna tornare agli anni 50, quando non abbiamo partecipato al mondiale in Svizzera, per arrivare a questi livelli così bassi. Io inviterei la regia se ci può far vedere la classifica della Serie A e subito dopo il prossimo turno, perché magari lo commentiamo insieme a Maria Teresa. Ecco qua, questa è la classifica, vediamo almeno le parti alte della classifica, come siamo. 60, Inter 58, Napoli 57, Juventus 53,
Atalanta 47, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina 43, Verona 41, Sassuolo 39, Torino 34, Bologna 33, Empoli 32, Udinese 29, Sampdoria 26, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia 22, Genova 18, Salernitana 15. Ecco, il prossimo turno vediamo un attimino che cosa ci propone. Allora, sabato ore 15, Salernitana Sassuolo e Spezia Cagliari. Due belle partite in zona calda della retrocessione, in particolare Spezia Cagliari. Ore 18 abbiamo Sampdoria Juventus, ore 20:45 Milan Empoli. Poi abbiamo domenica 13 marzo alle ore 12:30 Fiorentina Bologna. Alle ore 15 abbiamo appunto Verona-Napoli, ore 18 Atalanta-Genoa e Udinese-Roma, ore 20:45 Torino-Inter e poi lunedì 14 marzo ore 20:45 Lazio-Venezia. Ecco, Torino-Inter pure una bella partita tosta per l'Inter, non la sottovalutiamo, come anche Milan-Empoli è una partita per nulla scontato, perché questo Empoli sono ragazzotti che corrono per 90 minuti. Ma quest'anno hanno fatto delle vittorie, sia a Torino che a Napoli, quindi hanno fatto, sono pericolosi fuori casa. Speriamo che facciano pure una vittoria a Milano, magari. Prossimo turno, quindi analizziamo poi il prossimo turno con voi tre, facciamo un giro. Allora, in generale, questo è un campionato atipico, lo diceva anche prima Fiore, perché è davvero strano e diventa difficile anche giocare appunto contro Empoli, contro Sampdoria, contro Cagliari, contro Spezia, davvero diventa complicato. Noi l'abbiamo potuto assaggiare questa cosa, ma si deve scendere sempre in campo. La partita più difficile c'è il Napoli, quella contro il Verona, perché le squadre di Juric sono sempre difficili da affrontare. Però questa è una stagione che ci dà un'indicazione importante, ovvero che non bisogna mai sottovalutare l'impegno, perché sottovalutare l'impegno può significare perdere punti preziosi e ne sappiamo qualcosa. Abbiamo uno spettatore d'eccellenza, lo presenti tu? Buonasera Pio! Buonasera, ciao a tutti! Ciao Peppe, ciao Fiore, ciao Andrea, ciao Antonio! Stasera ti abbiamo fatto una bella sorpresa con Peppe Volpecina, che tu conosci molto bene. Preparati intanto una domanda per Peppe, ma intanto analizziamo con te, visto che ci hai seguito un po' in questo momento, questa sconfitta del Napoli e la prossima partita col Verona. Sono gli argomenti con cui abbiamo iniziato il programma e stiamo andando avanti. Quindi due parole sulla sconfitta con il Milan e poi un po' la partita Verona-Napoli. Io non voglio ripetere le cose che dicono tutti, però la sconfitta è determinata da tutto il contrario di quello che ha detto Spalletti quando abbiamo vinto con la Lazio. Cioè, no, il Napoli non ha avuto palle, non ha avuto grinta, non ha avuto determinazione e per me a centrocampo ci hanno distrutto. Dopodiché Insigne non c'è stato, ma senza andare sui singoli, noi abbiamo fatto una figuraccia da un punto di vista proprio, secondo me, del carattere. Io non voglio citare quello che dite voi o quello che leggo, come dire, che da Fiore, no? Io seguo sempre con grande passione i suoi articoli, io non voglio dire, ma insomma quest'anno è la quarta volta che noi perdiamo un'occasione incredibile e intanto ho paura perché io sono uno che ci spera, no? È normale che ci spera ancora in questa parola che non bisogna dire. Abbiamo un Inter davanti che incomincia a giocare, no? Anche l'altra sera l'Inter ha giocato. Un Milan che voglio dire è stato forte, è stato determinato, ma non è una squadra particolarmente molto molto più forte di noi. Noi siamo mancati proprio di testa l'altra sera. Per quanto riguarda la partita di domenica prossima, noi soffriamo Juric.
negli ultimi anni ci ha dato parecchie lezioni anche di calcio, no? Ricordate l'anno scorso quando speravamo, Fiore in particolare, sperava che venisse Juric a Napoli. E la partita è vero, giustamente ha ragione Peppe. Diciamo, l'Empoli sicuramente, ma anche il Verona quest'anno hanno dato delle fastidio a tante. Speriamo che sia la domenica del riscatto, però non lo so, non lo so. A me preoccupa questa mancanza di voglia, no, più che voglia di vincere, mancanza di carattere. Io credo che Spalletti stia lavorando molto su questo, però cioè io non mi faccio capace, cioè com'è possibile che una partita importante tu insigni e non pigli in mano la squadra, invece fai sempre quel passaggetto all'indietro, ma combatta, da questo punto di vista Osimhen non tanto col Milan, ma insomma è un combattente, ma io non li ho visti combattere. Io li ho visti impauriti, svogliati, non determinati, ma soprattutto, ma tu insegni che te ne devi andare, ma vuoi fare la guerra in campo? Proprio perché te ne devi andare e vai a guadagnare 5 milioni di euro a stagione, ma tu devi fare la guerra in campo. Vabbè, sono arrabbiato, perdonatemi, ma è così. Scusatemi. Allora, questo tuo intervento è un po' in linea con tante cose che abbiamo detto questa sera. Siamo quasi in conclusione, quindi se hai una domanda per Peppe Volpecina, ti concedo ancora qualche minuto e poi. Al di là di un rapporto di affetto e di amicizia, ma Peppe, l'esempio di come cazzo, io mi ricordo quando lui ha segnato con la Juventus, insomma, quella rabbia, quella grinta, quella era una partita come quella che abbiamo fatto col Milan, ma era fuori casa, questa era in casa. Allora Peppe, che differenza c'è fra chi mette, non essere volgare però, fra chi ci mette il carattere e chi no in una partita determinata? Cioè, che differenza c'è? Che uomo è chi ci mette il carattere e chi no? Perché la partita è determinante per tutti. Ma quando io sono stato in carcere, stavo incazzato nero e combattevo per difendermi. Non è che, perché sapevo che mi giocavo la partita della vita. Ecco, che differenza c'è fra chi si gioca la partita della vita e chi sa che quella è la partita della vita, ma non se la gioca. Scusami. L'ho detto all'inizio, la differenza di quella partita a Torino, noi abbiamo subito uno svantaggio, poi abbiamo pareggiato, abbiamo continuato ancora più determinati di prima per poterla vincere, abbiamo fatto 10 occasioni da gol perché eravamo convinti, la determinazione, la volontà di voler vincere qualcosa di importante. Ma come ho detto all'inizio, si è visto già il secondo tempo con l'Inter che mancava quella voglia, quella cattiveria, quella volontà di voler vincere. Poi casomai la perdi pure con l'Inter, è un'ottima squadra, ma ci siamo accontentati. Quindi manca qualcosa sotto il punto di vista mentale, perché poi anche il Milan ha avuto un appallamento, anche l'Inter, anche se l'Inter è stata anche un po' più fortunata perché ha avuto meno infortuni rispetto a noi. E al Milan e all'Atalanta, perché anche questo è stato determinante quest'anno, perché casomai nel momento più bello nostro, quando andavamo a mille, come ho detto prima, e giocavamo bene, sono venuti meno 4-5 giocatori importanti e li abbiamo pagato. Casomai, se non avessimo avuto gli infortuni e la Coppa d'Africa, avevamo, che ne so, 10 punti di vantaggio e riuscivamo a aggiustare meglio. Invece siamo anche stati sfortunati. Non è solo la sfortuna, però quest'anno noi abbiamo pagato più di altri. Anche il Milan, per dire la verità, ha avuto parecchi infortuni, mentre l'Inter, per l'amor di Dio, non me ne voglio l'Inter, però comunque sugli infortuni sono più fortunati di Un noi. po' di seccio non basterebbe, dice, no? Noi siamo sportivi. Allora, Pio, noi Salutiamo Pio Del Gabbio, ti ti aspettiamo qua in salutiamo. studio prossimamente, ovviamente. Grazie. Grazie Maria Teresa. E buona serata! Qua quanto prima, Pio, di nuovo nei nostri studi perché ci manchi. Allora, Antonio, Assolutamente. Assolutamente sì. Bella, Ciao, un'altra domanda grazie. da Maria Ovviamente Teresa. da parte di Luigi Nigro, che anche lui ci segue da casa, stasera non è qui con noi, però ovviamente vuole farti una domanda.
Allora dice, ma prima di una gara così importante come è stata quella del Milan, negli spogliatoi, prima di scendere in campo, cosa vi dicevate? No, non c'è bisogno di dire niente, perché sei già consapevole, concentrato, sai quello che devi fare, che hai studiato tutta la settimana, e quindi ci sono poche parole, ci vuole concentrazione, determinazione e mettere in pratica quello che devi fare. Oggi gli avversari si conoscono a memoria, perché tutto qui, una volta non c'erano neanche le videocassette, quindi certe volte non conoscevamo neanche i nostri avversari. Adesso si sa tutto, quindi c'è poco da dire, ma c'è molto da fare, da essere convinti, determinati, concentrati per poter fare quello che devi fare. Quindi sicuramente solo tanta adrenalina e tanta emozione. Sì, l'emozione fino a un certo punto, perché poi se vai in campo e per parecchi minuti sei ancora emozionato, ti tremano le gambe e non riesci a fare niente. Sì, l'emozione, la tensione va bene, perché non sei una macchina, tu scendi in uno stadio dove adesso si stanno riempiendo di nuovo tanta gente, TV ti vede tanta gente, quindi risultati importanti, la tensione c'è, la responsabilità c'è, però poi quando comincia la partita non puoi pensare più a queste cose, se no... Non fai bene, perché poi... C'è anche una domanda per Peppe Volpecine, e poi magari rispondete pure voi. Il calcio negli ultimi anni è cambiato tanto, molto più tattico, molto più corsa, molto più fisico. Più fisico, sì. Ma quei fondamentali che si studiavano una volta non si studiano più, nel senso che l'uno contro uno, queste giocate di grande classe non si vedono quasi più, nel senso che si vede sempre questo calcio di corsa che si va... Non lo so, perché io non vedo più gli elementi, non so cosa fanno. Questo fatto di partire sempre dal basso, insomma, è un patema d'animo ogni volta. Va bene anche quello, lo facevamo anche noi tanti anni fa, lo facevamo anche con la Casettano, con la Buonanima di Lombardi, che si comincia quindi già pure 30 anni fa, lo faceva Zeman, quindi non è che hanno inventato niente adesso. Però sono situazioni e situazioni, se si può fare bene, se non si può fare bene. Noi col Barcellona non ci permettevano di farlo, abbiamo continuato a farlo, allora, e abbiamo preso il pallone dopo la seconda volta che ho. Quindi non è che io devo fare una cosa e poi mi suicido. No, se si può fare si fa, se gli avversari te lo permettono di fare, bene, non te lo permetto, non lo puoi il fare. Il Milan, come anche il Milan, non pressava mai oltre un certo limite della tre quarti campo. Oh, non il Milan pressava bene, però, perché andavano con i tempi giocare dal basso, questa è la mia. No, ti facevano, il Barcellona ti faceva iniziare, come appena iniziavi ti venivano a pressare, ti toglievano la palla e stavano già al limite dell'area per farti gol, quindi erano ancora più. Il Milan invece era organizzato, pressava bene nei momenti giusti e tutti con gli stessi tempi. Perché basta uno che sbaglia il tempo e poi ti rimane, ti ritrovi con gli avversari alle spalle e devi rincorrere, diventa difficile. Quindi il pressing, se lo fai, lo devi fare in modo perfetto, oppure è meglio aspettare gli avversari. Fiore Marra è un tecnico, quindi sentiamo anche il suo. Io sono stato sempre una pippa, premetto, come calciatore. Ero lento, ci volevano due palloni, uno per me e uno per il resto della squadra. Comunque io. Poteva la testa. Comunque avevo visto. A Marcianise, perché io ho fatto la trafila delle giovanili, che si chiamava Peppe Letizia, che voglio salutare perché ancora ogni tanto ci sentiamo e ci vediamo, che quando ha visto che io usavo un solo piede, ma mi faceva fare ore di muro con tutti e due i piedi, però senza la scarpa destra, me la faceva togliere la scarpa destra, e con la sinistra mi costringeva. Oggi non lo possono fare, non più, non si può fare più questo. Soprattutto nel gioco dal basso, il Milan è stato intelligente, perché alla fine non poteva scoprirsi come il Barcellona, perché non aveva i difensori veloci come quelli del Barcellona, e non doveva dare spazio a Osimhen, perciò non attaccava. Sentiamo anche Andrea Cardinale su questo punto. Calcio sempre meno tecnico e sempre più... Ci manca la qualità in generale, purtroppo manca la qualità, e io penso che si possa fare un raffronto prendendo in rassegna i mondiali di calcio, perché i mondiali rappresentano un'epoca. Quindi non senza andare molto indietro, però si può arrivare tranquillamente fino al 2006, c'erano tra i 15 e i 20 fuori classe, ma fuori classe per davvero,
oggi noi attribuiamo il termine fuoriclasse a calciatori che in realtà sono degli ottimi calciatori, anche se noi abbiamo purtroppo il brutto vizio di esaltare un ragazzo dopo due partite e dopo le altre due partite invece lo affossiamo. È un altro errore soprattutto italiano. Però io onestamente nell'ultimo mondiale del 2018, a parte Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo e qualcun altro che mi starà sfuggendo, però altri fuori classe veramente non ce ne sono. E anche a vedere le partite, molte partite sono state brutte, ma veramente brutte, cose diverse invece in altre edizioni dei mondiali. Questa è la cartella. Ragazzi, siamo arrivati praticamente in conclusione. Un'ora qua dentro passa troppo velocemente. Vuol dire che questa è solo la prima puntata con Peppe Volpecino. Primo tempo. Dobbiamo fare anche il secondo tempo, il terzo tempo e così via. Sì, Antonio, allora, gli ultimi minuti ringraziamo di nuovo gli sponsor, ringraziamo De Nicola, caseificio, e consegniamo questo omaggio. Grazie. A Peppe Volpecino. Grazie mille, molto gentile. Grazie allo sponsor, ringraziamo ancora Idea Donna che mi offre questi splendidi abiti, via Santa Croce, San Nicola alla Strada, ringrazio il mio parrucchiere Pino Pascarello, via l'Europa, San Nicola alla Strada, ringraziamo Termotecnica Casertana e via Nazari Caserta, ringraziamo Chicco, via Madonna della Libera Marcianise. E io ringrazio mia moglie, ogni tanto mi stiro un po' la giacca perché tutti i sponsor non le vengo. Vabbè, comunque. E insomma, per chiudere un po' col sorriso, ringraziamo Peppe Volpecina che grazie a voi, grazie a voi. E mi auguro di poterlo avere. Io lo vorrei sempre, ragazzi. Allora, mo vi racconto. Allora, lui, Enzo, che abbiamo accanto noi, che non è inquadrato, il papà di questa signora. Mi chiama, viene dopo Gennaro Montori alias Palumbelle, che voi conoscete, ma che mi chiama tutte le settimane che mi vuole in TV. Lui non mi chiama tutte le settimane, ma mi chiama tutti i mesi. Poi dopo tanti mesi è riuscito a convincermi. A me fa allora, piacere venire. Però. Porta i saluti a Palumbelle da parte della nostra trasmissione e digli che noi lo seguiamo sempre e che insomma ci fa piacere che lui sta avendo questo bel successo. No, Gennaro lo fa da un sacco di anni ed è un martello, devo dire, però loro sono bravi a fare questi a essere convincenti . E quindi ogni tanto devi anche mollare, dici beh Enzo vengo perché non ce la faccio più a te sentire. No. Tra l'altro poi ci devi dire, Paolo dice Enzo Di Nuzzo, con quali tuoi compagni di allora quando avete vinto lo scudetto sei ancora in contatto, magari passi qualche numero a Enzo Di Nuzzo così li contattiamo uno per uno. Non mi conviene. Perché so che qualcuno fa il manager, Garella mi pare che sia un manager. Garella non. Tu con chi ti senti? Non si sente da. No, ma ci vediamo spesso anche lo stato, Bagni, Giordano, Bruscolotti, Caffarelli, quelli che stanno in zona, l'ultima volta a Napoli è sceso anche Romano, Renica. Ogni tanto ci si ripete. Allora intanto porti i saluti nostri anche a loro e ti invitiamo. Ti invito io, questa volta ti invito io, quindi ti aspettiamo comunque un'altra serata qui con noi. Vabbè, no, ma è piacevole, ci mancherebbe altro. Chiudiamo con l'ultimo giro di saluti da parte vostra. Io al volo volevo dirvi domenica, chi vuole salire sulla giostra a San Nicola venga a vedersi il derby tra di noi e l'Academy, 15:30 campo. C'è il derby di San Nicolò, che si può, Andrea, si diverte e non si paga. Io voglio salutare invece i ragazzi del promo Twitter, un'iniziativa che abbiamo portato avanti, facciamo pronostici su Twitter, ci divertiamo così, senza scopo di nulla. Grazie ancora a tutti gli amici che ci seguono anche da casa, grazie di nuovo a tutti, grazie a te Antonio e vi aspettiamo per la prossima puntata di Azzurro nell'Anima. Io oltre che ringraziare voi che già l'ho fatto, devo ringraziare il direttore Enzo Di Nuzzo che insomma è un po' la mente di questo nostro contenitore e poi chi tecnicamente la porta avanti e ci fa uscire da qua un prodotto di qualità che è Armando Serpe. Buonasera grazie a tutti ancora e buona serata. E alla settimana prossima. Buona serata. Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore.